sarei fatto, col più grande piacere, discepolo di chiunque, per poter apprendere quale sia questa causa. Ma poiché me ne vidi privo e non potei né trovarla da me né impararla da altri. Voi tu, Ocebete, che io ti esponga la seconda navigazione che intrapresi per andare alla ricerca di questa causa. Altro che se lo voglio. Sulla scorta degli insegnamenti del suo maestro Socrate, Platone compie un grandioso tentativo di cogliere l'essenza delle realtà, di dare alla conoscenza un ancoraggio oggettivo fondato sulle capacità dell'intelletto umano, superando il relativismo e il soggettivismo dei sofisti e il mondo sensibile cui questi erano rimasti ancorati. In uno dei suoi dialoghi più decisivi, il Fedone, Platone, per descrivere il grande passaggio che lo ha portato dal mondo fisico a quello metafisico, si serve della metafora della seconda navigazione. Quando calavano i venti, per far procedere la nave, i marinai nell'antichità ammainavano le vele e ricorrevano ai remi. Era questa la seconda navigazione. Con questa metafora, Platone vuol dire che dopo aver proceduto per via empirica con i sensi, deve ricorrere a un altro mezzo, a un'altra facoltà, deve ricorrere all'intelletto. E questo lo mette in contatto con le idee. In che cosa consiste la dottrina platonica delle idee? Nel Fedone eh, Platone introduce le idee soprattutto per una esigenza di carattere che oggi chiameremmo epistemologico, cioè per giustificare l'esistenza della scienza. Egli pensa in particolare alla matematica, più precisamente ancora alla geometria, e nota come la matematica si serve di concetti, ad esempio il concetto di uguale, i quali non hanno un corrispettivo nella realtà empirica. Noi nella, nel mondo dell'esperienza in cui viviamo non incontriamo mai due cose perfettamente uguali. Tuttavia la matematica usa il concetto di uguale e, ed è scienza. Questo significa, secondo Platone, che deve esistere in un mondo diverso dal mondo empirico qualche cosa che costituisca l'oggetto, di questa conoscenza, di questa scienza. Questo oggetto egli lo chiama idea, usando un termine già diffuso nella lingua greca che in genere serviva a indicare l'aspetto visibile di qualche cosa e che in Platone assume il significato di aspetto pensabile, intelligibile della realtà. Nel Parmenide eh, la dottrina nasce per motivi analoghi, cioè per spiegare come una stessa realtà, uno stesso soggetto empirico possa partecipare di caratteri diversi, cioè possa avere in sé anche una molteplicità. E l'idea serve a spiegare questa compresenza di aspetti diversi in una medesima realtà. Anche questa, direi, è un'esigenza di carattere epistemologico. Non va dimenticato, tuttavia, che, specialmente nei primi dialoghi, Platone fa nascere le idee anche da una esigenza di ordine etico. Penso soprattutto al, all'Eutifrone, agli altri dialoghi cosiddetti socratici, in cui si cerca la definizione di una virtù e si parla, si introduce il termine idea proprio come il criterio alla luce del quale sia possibile riconoscere quali azioni sono virtuose e quali non lo sono. Questo criterio diventa una specie di modello. Platone dice appunto che l'idea è ciò, guardando a cui, come ad un modello, noi siamo in grado di riconoscere quali azioni sono sante o non lo sono, quali azioni sono giuste, quali azioni sono belle e via dicendo. E allora, se uno mi dice perché una qualunque cosa è bella, sostenendo che è bella o perché ha un colore brillante, o perché ha una sua figura, o comunque per altre proprietà dello stesso genere, ebbene io tutte queste altre cause le lascio perdere, perché in esse tutte io mi confondo e mi tengo fermo a questa mia, sia pure semplice, grossolana e forse anche sciocca, e cioè che niente altro fa sì che quella tal cosa sia bella, se non la presenza o la comunanza di questo bello in sé o altro modo qualunque, onde questo bello le aderisce. Perché io non insisto affatto su questo modo e dico solo che tutte le cose belle sono belle per il bello e questo pare a me che sia l'argomento più sicuro per rispondere a me stesso e ad altri. E tenendomi stretto a questo, penso che non potrò mai cadere e che per me e per ogni altro, la cosa più sicura da rispondere sia questa, che le cose belle sono belle per il bello. L'idea platonica è una risposta a problemi diversi. Si è parlato dell'economia della dottrina delle idee secondo cui essa sarebbe una teoria che intende ottenere molto con l'impiego di pochi mezzi. Altri hanno invece criticato la presunta economia della dottrina delle idee e hanno affermato che con essa si intendeva dare risposte a questioni distinte, che era meglio tenere separate, usando un unico strumento, non adeguato a tutte le domande. Un aspetto molto importante dell'idea è quello epistemologico, quello logico. L'idea è l'uno che dà ai fenomeni la loro unità. Con la partecipazione all'unità dell'idea, i molteplici oggetti percepibili diventano quello che essi sono. L'idea è però al tempo stesso modello perfetto di quello che rappresenta, e grazie alla sua perfezione ed immutabilità, si differenzia dalle cose sensibili che partecipano ad essa. Nel campo etico, le idee sono immediatamente anche norme. L'idea della giustizia è per Platone essa stessa giusta. Questo ha comportato un problema logico supplementare che ha occupato per lungo tempo la ricerca. Le idee, in un certo senso, sono causa delle cose, solo che è difficile dire in quale senso lo siano. Non sai che gli occhi, quando uno non li volge più agli oggetti rischiarati nei loro colori dalla luce diurna, ma a quelli rischiarati dai lumi notturni, si offuscano e sembrano quasi ciechi, come se non fosse nitida in loro la vista. Certamente. Ma quando, credo, uno li volge agli oggetti illuminati dal sole, vedono distintamente. E la vista che ha sede in questi occhi medesimi appare nitida, sicuro. Allo stesso modo, considera anche il caso dell'anima, così come ti dico. Quando essa si fissa saldamente su ciò che è illuminato dalla verità e dall'essere, ecco che lo coglie e lo conosce. Ed è evidente la sua intelligenza. Ma quando invece si fissa su ciò che è misto di tenebra e che nasce e perisce, ella allora non ha che opinioni e soffusca, rivolta in su e in giù, mutandole le sue opinioni, e rassomiglia a una persona senza intelletto. Io credo che per soddisfare alle esigenze, soprattutto di carattere eh, scientifico, epistemologico, che hanno determinato il sorgere di questa dottrina, l'idea deve essere concepita come una realtà trascendente rispetto al mondo dell'esperienza, cioè separata, perché i caratteri che l'idea possiede, ossia quelli della universalità, della immutabilità, della eternità, non coincidono con i caratteri della realtà empirica, la quale invece per Platone è costituita proprio da un continuo fluire, da un continuo mutare. Bisogna però fare attenzione a non fraintendere questa trascendenza, come è accaduto talvolta, a cominciare da Aristotele. Aristotele pur sottolineando con molta decisione la trascendenza delle idee, a volte tende a farne quasi degli individui separati da quelli sensibili. Egli stesso usa l'espressione dei sensibili eterni. Questo non è certamente il senso che ha la trascendenza dell'idea in Platone, perché l'idea non è una realtà individuale, non è una realtà sensibile e quindi non può essere concepita come una semplice riproduzione a livello intelligibile di ciò che esiste nel mondo dell'esperienza. Va detto anche che, tuttavia, le interpretazioni moderne che negano la trascendenza dell'idea sono state considerate. Ad un certo punto del tutto inaccettabili, penso soprattutto all'interpretazione di Natorp e in genere della scuola neocantiana, che fa delle idee platoniche semplicemente dei concetti a priori, delle categorie mentali, mentre nei dialoghi di Platone ci sono passi inequivocabili. Che mostrano come l'idea sia oggetto di pensiero. L'idea è qualcosa che viene veduto, che viene visto. La stessa parola idea indica realtà vista. E alla interpretazione di Natorp ha reagito eh, con molto successo, in modo molto convincente, Julius Stenzel, il quale ha giustamente ricordato come l'idea richiami il termine tedesco Anschauung, cioè visione. Implichi la visione di un oggetto, ma un oggetto che per le ragioni dette prima non può essere, non può appartenere alla realtà eh, sensibile. È necessario che si sia conosciuto l'eguale, prima di quel tempo in cui, visti per la prima volta degli oggetti uguali, pensammo che tutti questi aspirano bensì ad essere qual è l'uguale, ma ne restano alquanto in difetto. Così è. Però conveniamo anche di questo, che non altronde siamo risaliti a questo concetto, né era possibile risalirvi, se non dalla vista, dal tatto, o da qualche altro dei nostri sensi, che qui per me sono tutt'uno. Tuttuno, di fatti, Socrate, almeno per lo scopo a cui mira il nostro discorso. Ma sono senza dubbio i sensi, i quali ci fanno pensare che tutti gli oggetti, i quali cadono sotto di essi, aspirano ad essere ciò che è l'uguale ma ne restano in difetto o come dobbiamo dire così prima dunque che noi cominciassimo a vedere a sentire insomma a provare le altre sensazioni dovevamo avere acquistato dove che sia la nozione di ciò che l'uguale è in sé per poter riferire adesso tutti gli oggetti che dai sensi ci risultavano uguali e pensare che tutti aspirano ad essere quale quello ma ne sono da meno. Dopo ciò che si è detto, è necessario, Socrate. Ora, noi non possedevamo subito, fin dalla nascita, e l'udito e la vista e tutti gli altri sensi? Sicuro. E non affermiamo altresì che anche prima di quelli noi dovevamo possedere la nozione dell'eguale? Certo. Sicché, a quanto pare, è necessario che l'avessimo acquistata prima di essere nati. Per essere dunque l'anima immortale e molte volte nata e per aver visto ogni cosa e qui e nell'Ade non c'è nulla che non abbia appreso. Sicché non è punto meraviglia che possa ricordare così intorno alla virtù che intorno ad altre cose ciò che prima sapeva. Essendo infatti la natura tutta congenita ed avendo l'anima appreso tutto nulla impedisce che chi si ricordi di una cosa sola il che poi è quel che si dice imparare, trovi da sé anche tutto il resto. O abbia coraggio e non si stanchi nella ricerca, perché il ricercare e apprendere non è che reminiscenza, anamnesi. Nel Menone eh, Platone introduce molto abilmente la dottrina dell'anamnesi per eh, risolvere un problema di geometria. Egli cioè fa vedere come anche un giovane, uno schiavo e quindi un giovane ignorante, ignaro di geometria, sia in grado, se guidato con domande appropriate, di pervenire da solo addirittura alla dimostrazione del teorema di Pitagora. Questo Platone eh, lo fa vedere eh, per mostrare come vi sia nella mente umana la capacità di eh, conoscere realtà che trascendono l'esperienza, addirittura di riconoscerle in modo da eh, fugare ogni sospetto circa la loro possibile origine empirica. Allargando questa tecnica illustrata nel Menone all'intera conoscenza delle idee, Platone in un altro dialogo, cioè nel Fedone, giunge ad affermare che noi conosciamo le idee, cioè la mente umana conosce le idee non perché le abbia ricavate dall'esperienza, ma perché le ha già viste prima di nascere, prima di venire in questo mondo e ogni qualvolta in questo mondo si trova a contatto con una realtà empirica la quale sia immagine di un'idea, questo incontro suscita nell'anima il ricordo, la reminiscenza, anamnesi significa appunto reminiscenza di quanto l'anima aveva conosciuto prima di nascere, cioè prima di entrare nel mondo, mondo dell'esperienza. Perciò, ancora una volta, mi pare... La dottrina dell'anamnesi risponde ad una esigenza di carattere epistemologico, cioè quella di mostrare l'indipendenza della conoscenza scientifica dal mondo dell'esperienza e quindi, metaforicamente, una sua origine che precede la stessa nascita dell'uomo dell e quindi l'ingresso dell'anima nel corpo mortale.